Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video Speed Building in 15 minuti. Oggi che si fa di bello? Abbiamo già il Move Object attivo e in questo video voglio provare a giocare con i pezzi dell'aereo aggiunti con Strangerville. Quindi direi che possiamo cominciare subito. Detto ciò ragazzi, non ci resta che premere il nostro tastino magico che ci farà partire il countdown di 15 minuti, 14:58 e cominciamo. Ragazzi, cominciamo che mi viene l'ansia, lo sapete come sono fatto, poi mi viene l'ansia, facciamo un 5 per un po', neanche troppo, perfetto, 5 per un po', neanche troppo ragazzi, le cose giuste e spiegate al meglio, no, direi che lo possiamo mettere tipo da questa parte, ok, vado a farlo un pochino più in alto, va bene, e cominciamo ragazzi, partendo da Strangerville e utilizzando questo robetto qua, che mi piace un sacco, quindi vado ad utilizzarlo e a fare qualcosa del genere, vediamo un po'. Mi piace, sì, se anche, ok, così è centrato meglio, però già che ci siamo, scusate, no? Io posso prima creare, ok, un qualcosa del genere, ok, perché mi è venuta un'idea, qui vado a fare così, ok, più o meno ce l'abbiamo, poi dobbiamo creare un muretto, ragazzi. Partendo da qua, aspettate che devo anche vederlo in toto, questo aereo, altrimenti non ci capisco nulla. Benissimo, benissimo. Qua invece, ragazzi, che si fa? Cominciamo qua a creare un qualcosa di particolare, ovvero un qualcosa del genere. Sì. Lasciamo anche qua uno spazietto e vado a fare un po' così. Devo un po' studiarmela, ragazzi. In questo video, che si fa di bello, non ve l'ho ancora spiegato, volevo creare un piccolo bar all'interno dell'aereo, bar, una sorta di, sì, piccolo locale, un po' alla moda, se vogliamo, perché mi piace questa idea che sia un po' alla moda. Quindi, ad esempio, qua va fatto così e va fatto anche così. E voi direte, ma cosa stai creando? È tutto strano. È pur sempre Strangerville, ragazzi, Che vi aspettavate, per forza di robe. Quindi, per fare qualcosa di carino, io direi che possiamo andare a fare così. E qua ragazzi intanto diamo un po' gli effetti del bar, quindi qua posso fare così, qua invece posso anche creare un effetto un po' particolare, dato da tantissime cose che potrebbero essere, non so, delle piastrelle, non mi piace per niente, questo sì mi piace, mentre qua ragazzi andiamo a fare una sorta di... Oh, perfetto. Di contorno nero? Forse no, forse è meglio un grigio semplice. Ok, che si rifà un pochino al nostro aereo. Perché qua, ragazzi, cosa andiamo a fare? Intanto, qua voglio utilizzare scale illuminate, perché sì, nella povertà più assoluta di Strangerville mi piace l'idea ignorante che ci siano delle scale un po' fatte in questo modo. E sempre su Strangerville, ragazzi, 12 minuti ci mancano, andiamo a utilizzare i nuovi oggetti, partendo dal nostro finto bar, che non vedo. Dove sta il bar? Eccolo qua, possiamo metterlo qua dentro, non dovrebbe dar problemi, vediamo un po'. E in effetti un po' li dà, perfetto. E qua di fronte in realtà, ma in realtà questo lo posso anche aumentare di un po'. Probabilmente sì ragazzi, perché qua io ci voglio mettere il nuovo bar, che ha bisogno però di molto più spazio. Quindi se vado a fare così, esatto, è proprio brutto da vedere. Quindi aspettate un attimo che vado a creare le cose belle. Spostiamo questo, vado a mettere, ok, qualcosa del genere, aspettate, questo devo togliere tutti, devo togliere tutto, anche questo, ok. Poi io posso allargarmi di 2, perfetto, questo lo rimetto dove stava. E quindi era qui, sì, devo solo posizionarlo per bene. E a questo punto io posso creare il nostro bar fatto così in questo modo e posso anche creare la nostra parte di dietro in realtà, posteriore. Eccola qua. Magari questo lo posso mettere un pochino in questo modo. Ok, mi piace. Sì, è come se mi piace. Posso però allungare un po'. Ok, decisamente meglio. Devo vedere un po' le proporzioni, ragazzi, perché devo capire se si possono poi andare a fare quello che devono. Ma dovrebbero poterlo fare, quindi calmi tutti, abbiamo perso del gran tempo se vogliamo, ma non me ne preoccupo perché a questo punto posso invece giocare ancora con questa parte
e fare qualcosa del genere, mentre qua lo posso nascondere, sì. E qua invece andare a creare una nuova zona, magari fatta in questo modo, così, e anche qua in questo modo. Ok, prende forma ragazzi, prende forma, e la cosa mi piace davvero tanto. Quindi qua vado a fare così non posso, ma tranquilli ora ci arrangeremo per quanto riguarda le luci eccetera eccetera. Ora, se vado a fare così, così e così, qua mi vengono fuori i bagni. Eh sì, per forza, quindi vado a fare così, perfetto, due bagni. Poi, da questa parte che ci vado a fare? Ci vado a fare un altro piccolo pezzettino di bar, fatto in questo modo, tutto molto molto strano il nostro bar, guardate com'è strano, in effetti. E da qui ragazzi però, cosa vado a fare? Da qui io pensavo di fare qualcosa di diverso, di strano e di atipico, se vogliamo. Quindi vado a fare così. Posso? Fin dove posso arrivare? Fin qui. Ok. No, questo va fatto così. Va fatto così. E questi però vanno ovviamente fatti in questo modo. E qua abbiamo la copertura dell'aereo. Che mi piace. Mi piace come. Mentre qua ragazzi pensavo di fare un qualcosa di particolare con dei vetri. Vediamo un po', Ok. Questo può andare anche così. Qua invece posso fare la stessa cosa, quindi più grande, ma soprattutto ora vado a metterlo più in alto e lo vado a mettere allo stesso livello, se riesco. Però per farlo devo alzarmi di un altro po'. Di quanto? No. Così, perfetto. E qua devo cercare di fare una griglia decente. Riesco? Aspettate. Questo è un guaio. Vado a fare così. Ok. Ok. Perfetto. Mi piace l'idea che spunti dall'aereo questo però, Se anche, ok, preferisco che spunti di qua, perché voglio che sia una sorta di continuazione del nostro vetro. Ok, ma ragazzi ci sarà da smattare, mancano 7 minuti e non abbiamo fatto nulla, ma sapete che c'è, lo possiamo anche lasciare così, perché no? Qua invece ragazzi, che si fa di bello? Qua vado a fare così, prendo un pilastrino. Ok, così almeno qua ho la scusa per creare un nuovo tetto. Ok, e lo vado a mettere da qua a qua. Sì. Lo vado a fare più basso. Lo vado a far incastrare in qualche modo e lo vado a mettere fin qui, in modo tale poi che questo tetto sia trasparente, non come quello. Questo va bene così. E abbiamo risolto i problemi, ragazzi. Ok. Com'è questo bar? È strano, ragazzi. È pur sempre stranizia. Quindi vado a fare così. Vado a fare così. Perfetto. E ragazzi, qua invece c'è un po' da giocare con tante cose. Qua posso fare così. Vediamo un po'. Sì. E qua invece lo posso aumentare. Questo. Sì, e come? Fin qua lo posso aumentare. E abbiamo una parte un po' nascosta. Fatta così, perfetto. Perché qua ragazzi voglio creare, ok, un effetto un po' strano se riesco. Ma ragazzi mancano 6 minuti. Ok. Come sempre io mi perdo nei dettagli e poi lo so che non riesco a combinare nulla. Vediamo un po' e vediamo un po'. Ok, in questo modo. Poi qua vado a fare anche ok. Anche un po' di questi, un po' di questi ci stanno. Ok. Il bar è fatto. No, è questo che... Aspettate, ho spostato l'aereo. Vediamo un po'. Lasciatemelo rimettere com'era. Ok. Dovrei averlo messo bene. No. È così. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, ora ha senso di esistere, sì. Ora,
Qua che ci mettiamo di bello? Ci mettiamo un po' di questi per nascondere il fatto che l'aereo è strano, altrimenti non possiamo fare altro. Quindi qua vado a fare così, qua invece vado a fare un po' di decorazioni a muzzo. Ok, vado a fare così, perfetto. E qua invece, ragazzi, vado ad utilizzare questo qua. Sì, mi piace. Ok. E questo ovviamente, ragazzi, lo aggiungo anche all'interno del bar. Quindi vado a fare così. Ok. Vado a fare così. 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 Lo metto anche qua sopra. Mi piace. Qua invece vado a fare così, in questo modo. Anche qui. Perfetto. Vado a mettere qualche finestrella di Strangerville. Molto, molto semplici, se vogliamo. Magari le metto, ecco, un po' di queste, ma le metto queste. No, sono troppo. Questa prende 3, non mi piace. Ne metto 1 e 2. Una qua, una qua. Ok, così già rende un po' di più l'idea. E anche qua ne metto una così. E qua, ragazzi, che vado a fare? Porta 1. Porta 1, porta 2. Ok. Porta 1, porta 2. Qua abbiamo i bagni. Qua invece vado a mettere in 4 minuti un sacco di tavolini. Ma metto dei tavolini semplici stavolta. Quindi vado a mettere un po' di questi. Uno di questi. Uno di questi. Perfetto. E delle sedie ancora più semplici, perché non voglio stare là a fare le cose strane. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Qua invece ci voglio mettere, se riesco, eccolo qua. O questo, o questo. Probabilmente questo è più carino. Ok. Sì, mi piace. E qua invece, ragazzi, vado ad utilizzare la nuova carta da parati per nascondere un po' il tutto e vado a metterla di questo colore. Il problema è che, avendo fatto una costruzione del genere, non avendo una stanza chiusa, come vedete, dobbiamo fare un po' tutto da noi. Ok, qui vado così, vado a fare così, 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 così. Perfetto. Anche questo lo coloriamo. Anche qua, ragazzi, è tutto da fare. Perfetto. Ok, bagni, bagni velocemente, bagni velocemente in 2 minuti e 50. Ci vado a mettere, allora, bagni. Vado a metterci WC, WC. Qua ci potrei mettere anche qualcosa di molto strano, tipo uno di questi, perché comunque è un'ambientazione un po' particolare. Anche qua, ragazzi, ci metto lo specchio strano, tipo di questi, però magari marrone scuro. 1, 2, mi piace. Qua ci possiamo mettere anche delle docce, perché no? O magari delle vasche. Ma sì, tanto per cambiare. Eccole qua. Mettiamo magari una così, una così, un po' regale, che non c'entra nulla e fa ridere un po' come contrasto. E qua ci metto uno di questi, uno di questi. Poi ci metto in 2 minuti uno di questi, uno di questi. Poi qua che ci vado a mettere, ci metto questo e il porta bagnoschiuma. Porta bagnoschiuma anche da questa parte e soprattutto stessa roba di qua. Ovviamente i bagni saranno un pochino più carini, ragazzi, quindi i bagni li faccio semplici, senza niente di troppo complicato, quindi saranno comunque sul marrone, ma ci metto un altro tipo di pavimento. 1, 2, 3. E anche qua, ragazzi, subito si va di luci, perché altrimenti non facciamo niente di bello. Quindi vediamo un po'. Luci classiche, luci solide, solite, anzi non solide, solite. E qua invece ci mettiamo un po' di lampadine a muzzo, 1, 2, 3, che fanno un po' di luce. Perfetto. Qua invece, ragazzi, abbiamo detto che utilizzavamo questa. Sì, grigia. Lo faccio. Ecco qua, molto meglio. E anche qua, ragazzi, io potrei mettere uno di questi, 54 secondi, 1, 2, 3, 4 sedie. E ragazzi, abbiamo fatto tutto. Magari, se riesco, ma lo vedo davvero difficile, mi piacerebbe mettere un po' di lucette a giro, tipo di queste, per dare un po' di luminosità al tutto.
Ok, non riesco, probabilmente no. 34 secondi. Qua mi sono anche scordato di mettere un po' di cose. Aspettate. Ok. Questo va così. Mi piace? Più o meno sì. Ok, quasi finito. Opla. Ragazzi, abbiamo quasi finito, 10 secondi. Ultimi 10 secondi che utilizzo per mettere le luci a muzzo. Una qua e ne metto anche un'altra magari dall'altra parte. Quindi in questo caso vado a metterle di così. Perfetto, che vanno nell'aereo. Qua invece, ragazzi, per completezza, finito il tempo. Quindi no, non questo, ma voglio terminare per completezza con il linoleum questo. Ok. Ragazzi, abbiamo fatto un bar. È un po' particolare, se vogliamo. Ora voglio capire se ho dato tutti i requisiti del bar. Manca qualcosa? Lo sgabello. Ah, ok. Possiamo metterlo però, dai. Per completezza lo mettiamo. Semplicemente metto due sgabellini, così almeno me lo conta come bar. Li metto 1, 2, 3 e 4. E ragazzi, abbiamo fatto... Ok, un bar particolare. Poi ovviamente è anche da completare il tetto. E a questo punto ci metto solo questi. 1, 2. Intanto tolgo anche il countdown. Perfetto. Anzi, questi in realtà, ragazzi, se devo dirla tutta, dovrebbero andare meglio fatti così, in questo modo. Probabilmente molto meglio così. E ragazzi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un aereo strano con un bar strano. A questo punto vado solo a terminarlo. Quindi, che faccio di bello? Semplicemente vado a mettere uno di questi. Messo così, messo così. Vado a fare così, così almeno ve lo rilascio fatto bene. Se riesco il bar. Qua vado a fare così. E qua invece vado a abbassare il tutto, in modo tale che sembri un bar. Perfetto. Così. Poi vado a mettere questa roba marrone scuro. Perfetto. E qui su invece, ragazzi, in questa zona io ci metterei semplicemente... Dove sta? Niente da modificare? No? Ah, questo non me lo dà. Aspettate. Vado a fare così. Lo devo ridurre a 1. Ok. Lo prendo e lo metto qua su. Perfetto. E a questo punto ci metto questo. Ok. Vado semplicemente a mettere una piantina qua sopra. Ragazzi, ve lo lascio così. In 15 minuti abbiamo fatto un bar particolare all'interno dell'aereo. Non so se vi piace, è qualcosa di molto molto strano, però è pur sempre legato a stranizia, quindi direi che ci sta. Detto ciò, ragazzi, vi dico che per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto e se così mi da mettere un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi ad altri video. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!